forza per battere l'avversario. Così è anche questa volta. Nel gigante di Villare IV, preceduto da un altro francese, Rossin Mignot, ma quel che più conta, preceduto anche dal nostro Gustavo. Anche Brugman tenta il tutto per tutto, ma nel complicato meccanismo della classifica di questa manifestazione, quello che importa è a questo punto che Thuny preceda De Villard. Edmund Brugman riesce a vincere la gara, confermando con questo risultato la forza del discesismo svizzero, già così prepotentemente manifestatasi ai Giochi Olimpici di Sapporo. Osservate la discesa di Brugman, è improntata ad una decisione massima, è fatta di precisione, di potenza, si esaurisce sul traguardo facendo registrare il miglior tempo totale. Ora tutto dipenderà da Gustavo Thuny. Partito primo nella prima manche, Gustavo scende ultimo nel primo gruppo, nella seconda. Ha la possibilità di controllare i suoi avversari, conoscendone il tempo, ma tutto ciò non basta. Egli deve realizzare un tempo migliore di quello di De Villard. E l'impresa, quando tutto si estrinseca in pochi centesimi di secondo, dopo un chilometro e mezzo di galoppata, è difficilissima. La classe di Gustavo Thuny consente all'azzurro di centrare anche questa impresa. Quando Thuny taglia il traguardo, Mario Cotelli corre ad abbracciarlo. Gustavo Thuny si riconferma il miglior discesista del mondo per il secondo anno consecutivo. Lo sci azzurro ha trovato finalmente il successore di Zeno Colò.